anche oggi per vedere un po' che cosa è successo in oratorio. Abbiamo due servizi. Il primo viene dal riciclo creativo e il secondo invece viene dalla cucina. Linea per prima al riciclo creativo. Ecco qui, riprendo la linea solo per girarla al laboratorio di cucina per la seconda media. Ciao, nome e cognome? Alessandro Passoni. Cosa hai fatto oggi nel laboratorio di cucina? Allora, con le ragazze di seconda media abbiamo fatto degli gnocchi alla fiorentina e abbiamo preparato la zuppa inglese che mangeremo poi venerdì. Ottimo, ma com'è passare da quella che è una cucina professionale, quindi il tuo lavoro, a cucinare con i ragazzi in oratorio? Non c'è nessun problema, nel senso che la stessa passione che metto a disposizione della mia azienda la do alle ragazze, sperando solo di fargli piacere questo lavoro. Ottimo, grazie mille. Ciao, buona giornata. Riprendo la linea in piedi per farvi vedere il lavoro che hanno fatto i ragazzi del 2005, l'avete visto in modo iniziale settimana scorsa e oggi è stato posizionato nel mio studio. Verranno aggiunti dei LED per illuminare questa vetrata splendida da dietro e per poterla vedere in tutta la sua bellezza. È un'opera del pittore Georges Rouault. Io non possiedo le doti artistiche per spiegarvi se non il fatto che è una crocifissione. Vediamo che ci sono questi personaggi che sono accanto, riconosciamo la Maddalena, la Madonna e San Giovanni. Sarà un modo per accogliere ancora di più tutti quelli che arrivano. Devo dire un ringraziamento a Emanuele Uggetti, a Fabiola e ai ragazzi del 2005 che l'hanno realizzato in tutto il suo splendore. Davanti a questo crocifisso facciamo gli auguri a chi compie gli anni, in particolare facciamo gli auguri a Giorgio, 11 anni, Filippo, 8, Aurora, 6. Mi pare che durante il servizio sono stati fatti anche gli auguri a Sabrina e a Paolo, che oggi ricordano l'anniversario di matrimonio. Tutti questi li affidiamo al Signore delle nostre preghiere della sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.